Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis perché sono state distribuite le ricompense del Dungeon Event Ranking che c'è stato praticamente fino a qualche giorno fa, e inoltre è uscita anche una nuova notizia dove si va per l'appunto a parlare delle modifiche che sono state effettuate e che verranno implementate nella nuova versione di gioco, ovvero la 1.1.10. Quindi andiamo a vedere subito le notizie riguardanti l'update, dove al solito abbiamo il messaggio di ringraziamento per quanto riguarda Final Fantasy VII Ever Crisis, e qui vengono introdotti appunto gli update che verranno inclusi nella versione 1.1.10. Quali update sono stati inseriti? Come miglioramenti abbiamo la possibilità di poter adesso, da questo momento in poi, quindi nella nuova versione di gioco, poter pullare molteplici ticket anche se non ne abbiamo 10. Quindi qualora dovessimo avere dei ticket tra 2 e 9, possiamo decidere di poterli buttare tutti in una volta e quindi non più singolarmente. Questa, diciamo, è una cosa comunque abbastanza conveniente per il fatto che magari qualcuno possiede dei ticket così magari in numero dispari e quindi può decidere comunque sia di poterli pullare. E inoltre sono stati introdotti dei miglioramenti che hanno in un qualche modo permesso, cioè che permetteranno praticamente da questo momento in poi di confermare praticamente la wishlist ogni qualvolta appaia un nuovo banner, e quindi di conseguenza si potrà settare fin da subito, un po' come adesso, perché se voi guardate fondamentalmente l'uscita del banner appare sempre il messaggio dove vi fanno praticamente sistemare le armi della wishlist. Ora invece praticamente si potrà in un qualche modo gestire in modo un po' più preciso, probabilmente. Ora poi bisognerà vedere come verrà implementato in maniera corretta effettivamente questo update, dove praticamente potremo confermare ogni volta le nostre armi nella wishlist per poi pullare direttamente senza fare altri problemi. Quindi un po' come adesso che succede praticamente la stessa cosa, ma sicuramente sarà migliorata in diversi modi. Per quanto riguarda invece alcuni problemi che sono stati migliorati, ci sono state appunto delle correzioni per quanto riguarda la possibilità di team raccomandati o best equipment. Quindi possibilmente adesso il gioco riconoscerà in maniera un po' più dettagliata le armi migliori e l'equipaggiamento migliore in base comunque ai personaggi che avete probabilmente maxato un po' di più, o comunque cercherà di avere una sorta di tier interna del gioco per permettervi comunque di gestire al meglio i vostri team, anche se non volete farlo autonomamente. E poi ci saranno dei piccoli, e sono stati anche risolti comunque dei problemi relativi a dei piccoli praticamente problemi della quality of life, che però per il momento non sono stati esposti, quindi probabilmente avremo poi la mega notizia dove ci saranno tutte quante le informazioni a riguardo, che poi leggeremo insieme e commenteremo insieme. Ma questo video ovviamente non è fatto soltanto per leggere le notizie di questa nuova versione di gioco, ma è per andare a pullare le mie ricompense del ranking, del dungeon ranking. Perché vi dico questo? Perché, da come vi ho detto a inizio video, da oggi, cioè da praticamente pochi minuti, sono disponibili per 5 giorni a partire da oggi le ricompense del dungeon ranking. Infatti, come potete vedere, il mio risultato è stato questo, un risultato che sono riuscito leggermente a migliorare in live. Peccato, perché ero praticamente all'inizio dell'evento, giustamente ero praticamente in top 10, poi sono giustamente sceso e tanti altri che magari hanno giocato forse alla fine o comunque sono riusciti in un modo o nell'altro a superarmi mi hanno spinto fino al 35esimo posto. Non è una grossa tragedia, perché tanto dall'11esimo al 100esimo posto si hanno le stesse ricompense, quindi in realtà basta stare in quella fascia e direi che la situazione si può tranquillamente gestire. Sono molto soddisfatto del mio risultato, anche perché non avendo le summon livellate giustamente ho perso la possibilità di poter fare molti più punti.
Infatti ho visto comunque che molti, avendo le summon maxate anche con setup diversi rispetto ai miei, sono riusciti ad ottenere comunque dei punteggi anche un po' più alti rispetto al mio, quindi questo magari mi servirà da lezione per la prossima volta. Detto ciò, andiamo a pullarci ovviamente i ticket. Poi vabbè, per quanto riguarda tutta la storia del banner di Matt e di Eris, ragazzi, ho già fatto un video a parte, quindi se non l'avete visto vi consiglio di andarvelo a vedere. Vi dico qual è la mia opinione, vi dico in generale anche che cosa è successo per chi magari non ha capito bene quello che praticamente è scoppiato un po' di casino, quindi ho riassunto praticamente la storia e vi ho dato anche le mie impressioni dall'altro lato. Qui invece abbiamo praticamente i ticket con 4 stelle o più armi garantite che mi sono stati dati ovviamente dalla ricompensa del dungeon ranking, e poi questi altri ticket che praticamente possiedo con accumuli diciamo precedenti e in generale anche altri che ho beccato in questo frangente. Allora, io direi che sì, iniziamo a tirare questi 10 ticket, vediamo un po' se la mia fortuna mi consente di ottenere almeno un'arma 5 stelle, perché qui comunque avere almeno un'arma 5 stelle è sempre un qualcosa di positivo, a prescindere dal fatto che possa essere una multi con più 5 stelle o meno. L'importante è comunque averne una, basta che ne sia una qui è tutto di guadagnato. Vediamo se... e invece no, purtroppo multi vuota con tutte 4 stelle, quindi nulla di interessante. Però vabbè, sono pur sempre 10 weapon parts, anzi 30 qui, perché mi sa che l'ho ottenuta infatti 3 volte addirittura, quindi sono comunque 10 weapon parts per parte, quindi va bene così. E qui invece andiamo a pullare altri 10 ticket che possediamo, e qui magari chissà compenseremo forse il danno che abbiamo subito dall'altro lato, vedremo. Ovviamente qualche ticket multivuota ci può stare, perché non è sempre festa, mi sembra abbastanza logico, però fa sempre piacere comunque trovare almeno un'arma 5 stelle, quindi vedremo un po' che cosa otteniamo. Ti prego, bene, visto almeno qui una 5 stelle c'è, vediamo se ce n'è più di una, magari, no, una sola di Tifa, oddio. Se fossero le Tiger Fangs, che mi servono tantissimo, le Tiger Fangs mi servono veramente tanto, sarebbe una grandissima cosa in realtà, veramente una grandissima cosa. Ci spero in realtà, No, non è Tiger Fangs, vabbè, sono invece i Grand Globes, che credo di avere già, quindi dovrebbe essere un overboost. Sì, esattamente, infatti abbiamo praticamente l'overboost, però ok, dai, ci sta. Almeno la cosa importante è avere 5 stelle. Ecco, dal prossimo update, praticamente dalla prossima versione di gioco, vedete, non posso lanciare praticamente 9 ticket perché devo averne necessariamente 10. Invece dalla prossima volta mi apparirà la possibilità magari di poterne pullare anche 9 tutti insieme. Quindi non per forza 10, ma anche 9. Ticket potranno essere pullati tutti insieme. Non so se posso raccimolare un ticket da qualche parte e magari lanciarli questi altri ticket. Vado a vedere un secondo. Ok, sono riuscito a trovare un altro ticket, quindi let's go. Andiamo a vedere se possiamo fare una bella magia. Vabbè, qui Cloud è difficile che spunti vestito con la skin alternativa, perché non c'è effettivamente un banner. Cioè, nel senso, qui sono tutte le armi insieme, non è un banner specifico. Però vediamo, ti prego, dammi un parry o una schivata. Bello. Se mi dà almeno 2 armi 5 stelle, abbiamo compensato. Perfetto. Easy. Tra l'altro Cloud e Barrett. Ok, è come se avessimo trovato una 5 stelle per ogni multi. Quindi sono molto soddisfatto in realtà. Molto soddisfatto. Cloud, Namurasame.
No. Vabbè. Peccato, pensavo fosse... Però l'Organics non è male. Tra l'altro forse manco ce l'avevo. Perché se mi ha fatto l'animazione probabilmente neanche ce l'avevo. Madonna, fosse stata una Murasame, ragazzi. Madonna mia. Avrei fatto... avrei scodinzolato. Vediamo Barret invece. Una bella Ivy Hoser in realtà. No, ok, la Enemy Launcher. Peccato perché mi sarebbe piaciuta un'altra. E infatti è nuova, non ce l'avevo l'Organics. Beh, oddio, non male. Non male, non male. Stun viene applicato al 20%. Vabbè, sì. Stun, diciamo che in realtà stun e blind purtroppo sono alcuni malus che non vengono quasi mai utilizzati. Vabbè, pensavo fosse un'arma decisamente meglio in realtà, cioè decisamente migliore, invece vabbè. Va bene, è pur sempre un'arma che non avevo, quindi la posso accettare, ci sta. Va bene. Ragazzi, detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me. Spero che anche questi video un po' più leggeri possano interessarvi. Noi spero di beccarci in un prossimo appuntamento. Vi ricordo sempre il like, commento e condivisione per permettere al canale di crescere, così come state facendo veramente in questo periodo. Mi state veramente dando tante soddisfazioni, quindi spero di poter continuare in questo modo e voi sicuramente siete gli unici che potete darmi una mano. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo anche i vari social dove potete seguirmi, Discord per gli abbonati di YouTube e Twitch, Telegram per ricevere tutte le notifiche relative a video, live e news del canale, oppure Instagram se volete seguirmi e volete anche in un qualche modo magari scrivermi qualcosa in privato. Cercherò ovviamente di rispondere a tutti, ma datemi ovviamente i miei tempi. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!